L'avevamo lasciata così da circa un anno e finalmente, da mercoledì scorso, nella rotatoria di via 4 Novembre, che interseca con via Pertini, sono partiti i lavori di riqualificazione. Grazie ad un progetto comunale degli anni precedenti, l'amministrazione ha deciso di rendere queste rotonde più gradevoli con la piantumazione di erbe, arredi moderni e illuminazione, come quella realizzata in via Fanella. I lavori, partiti questa settimana, si concentreranno soltanto nella rotonda di via 4 Novembre, lungo l'interquartieri, per poi, in un secondo momento, completare anche quella di Sant'Orso. Ma qual è l'intervento che il Comune ha deciso di realizzare in questa rotatoria? Lo abbiamo chiesto all'assessore ai lavori pubblici, Fabiola Tonelli. Finalmente sono partiti i lavori tante attese di questa rotatoria. Consisteranno nel rifacimento di tutta la zona interna della rotatoria con lo stemma del nostro comune inclinato verso il centro, quindi ci saranno delle pietre bianche e rosse che saranno drenanti, quindi comunque non impermeabilizzeremo il terreno ma sarà appunto drenante. E abbiamo aggiunto a questa rotatoria anche il city brand della scritta Fano che conosciamo nei due lati della rotatoria e diciamo che verrà un lavoro fatto molto bene. Siamo molto contenti che siano iniziati i lavori, che tanto attesi, e entro la fine dell'anno dovrebbero finire. Non solo interventi di riqualificazione, ma anche di messa in sicurezza del tratto stradale, segnalato più volte per la sua pericolosità da residenti e automobilisti. Metteremo in sicurezza quell'incrocio diciamo su via Pertini e via 4 Novembre, arretreremo lo stop, quindi non sarà più un dare precedenza ma sarà proprio uno stop, metteremo dei dissuasori elettronici lungo via Pertini che indicheranno la velocità dell'auto per insomma avvisare a un rallentamento e metteremo anche delle bande sonore sulla pavimentazione dell'asfalto per appunto far rallentare sempre di più e fare accorgere che lì c'è una fermata, uno stop. Purtroppo non si possono fare lavori più pesanti rispetto a questi perché sarebbe cambiare completamente il disegno della rotatoria e spostare la rotatoria, quindi non si poteva fare altrimenti. Inoltre, sempre per ridurre la velocità su via 4 Novembre, quindi da quest'altra parte, faremo un intervento di senso alternato, di moderazione del traffico per appunto mettere in sicurezza i pedoni che attraversano questa zona. L'importo dei lavori è circa 30.000 euro.